Valentina, così a caldo, com'è andata? È andata bene, tanta fatica, però il percorso è veramente bello. Oggi poi c'erano le condizioni ottimali, il tempo ci ha assistito e è andata benissimo. Come sono andate le discese? Le discese sono andate bene, cercavo di non rischiare, perché non volevo insomma cadere. Però dai, non ci sono stati neanche intoppi, quindi tutto bene. È andata bene, dai, mi sono divertita. Primo giro ero in testa. Poi a metà del secondo mi ha sorpassato, sono sempre stata abbastanza ruota e poi alla fine, a parte che avevo la gomma dietro che si stava un po' sgonfiando, infatti sentivo di fare un po' più fatica in salita, poi niente, l'ultimo strappettino prima di arrivare in cima, ero un po' stanchina, sono scesa a piedi, quindi ho perso qualche secondo prezioso e non ho potuto in più fare una rimonta, però fa niente, comunque sono andata bene, mi sono divertita, in discesa andavo forte. Ero abbastanza competitiva, mi mancava forse quel pelo in più in salita, però dai, prima comunque della mia categoria Elite Women's Sport da 19-29 anni e seconda assoluta, e va bene dai, è stato bello. No, tutto bene, oggi ho fatto il primo giro un po' forte per recuperare sugli M3, poi ho fatto gara un po' con Bongioni e l'ultimo giro ho voluto forzare un po' il passo per fare un giro un po' fuori giri, quello che riuscivo a fare oggi, perché la gamba era quello che era. Sei ancora alle spalle di uno scatenato Oscar Lazzaroni, ma ovviamente non hai fatto, direi, meno fatica di lui, l'hai tenuto, ma hai onorato questa bella maglia nuova di Stefana Bike. Sì, per me è una ottima prestazione. Ho fatto due giri con Oscar, ma Oscar giocava, diciamo, Oscar è un super. Un extraterrestre. Giocava, ieri ha fatto 140 km e oggi ha detto facciamo un fuori giro, un po' di scarico e teniamo di dietro il grande Bongioni. Sì, diciamo che chi non prova non sa come Oscar sta andando forte. Provare per credere. Difatti. E niente, io è partito forte Terin della mia categoria. L'ho tenuto il primo giro e mezzo e dopo ho provato, visto che c'era Oscar che comunque faceva un buon passo, e ho provato a giocarmi tutto lì. Allora, prima volta qui ad Agnosine, la conoscevi, non conoscevi il percorso, hai tentato la sortita di far saltare il banco, dimmi tu. No, non sono mai stato qua, mi sono fatto spiegare da un amico com'era il percorso, bello tecnico, degno anche di un italiano. E niente, ieri ho corso e oggi ho provato a partire forte e poi di cambiare ritmo come faccio di solito, solo che la fatica di ieri si è fatta sentire e poi i due avversari davanti
non è che... Erano di valore, giustamente. Esatto, sì, quindi ci sta, bravi loro. E... Dove hai corso, Nicola, ieri? Era ovviamente domenica 23 aprile. Ieri c'era una top class a Fara di Soligo, valevole anche per la Veneto Cup. È la famosa Veneto Cup, direi molto molto importante. Lì com'è andata? Avrai vinto? Sì, lì ho vinto, ho anche rispartito un po' le energie per oggi e per domani, perché domani si ripete un'altra tappa della Veneto Cup a Vidor, sempre là a Treviso, e niente, insomma. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e
soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Sì, niente, sono contentissimo del risultato, dopo essere tornato da un infortunio dopo il campionato italiano d'inverno, ho avuto la tendinite. Oggi ero qui per testarmi, soprattutto c'era il campione italiano, quindi ero un ottimo test. E chi è il campione italiano, diciamolo con franchezza? Zulia ancora, fino a luglio almeno speriamo. Fino a luglio ancora lui, ovviamente speriamo comunque di sfilargli la maglia o no? Sì. Speriamo che sia l'anno buono, dai, cioè, sto mettendo... Se il buon sangue, diciamo, se il mattino si vede proprio, direi, da questa bella, diciamo, giornata, sicuramente puoi ambire anche a quello. Sì, quello è l'obiettivo principale di quest'anno, per me e per il team, faremo il possibile. Siamo partiti subito in un gruppetto ristretto e poi ha fatto subito la differenza lui con il suo compagno di squadra, sono rimasto da solo, si può dire. E me la sono giocata un po' con il terzo e il quarto e poi niente, ho fatto un po' la differenza in salita e mi sono difeso un po' nell'ultima parte di falso piano. Bene. Sono arrivato così. Cristian Boffelli, Cristian, allora davanti Cortiana, davanti ancora anche Trabalza e ovviamente oggi un bronzo comunque buono, tutto sommato, che sicuramente ti fa anche mantenere la maglia. Sì, la gara è andata bene. Avevo come obiettivo di provare a tenere il primo, diciamo, fino a che non ne abbiamo più.
quello che ho fatto, poi sono riuscito un po' a difendermi nel finale, ma ho dato tanto al primo giro, ma volevo vedere fino a dove arrivavo.
time so we can feel alive and breathe. Maybe I can taste the air. Maybe you know that I care. Everything I wanna believe is everything that you do. We'll be right back.
tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.